dottor Emanuele Maniscalco, a cui do il benvenuto. Benvenuto ai nostri microfoni. Grazie, benvenuto. Buonasera dottore. Buonasera. Allora, è interessante questo nuovo modo di approcciarsi per quanto riguarda la psicologia, andare dallo psicologo, che diventa anche un po' difficile per molti forse hanno paura di uscire da casa e con il pensiero di dover andare dallo psicologo. Sì, ci può essere questo tipo di difficoltà e di remora. Certamente la tecnologia offre un vantaggio che per molti può essere veramente una risorsa importante, che è quella di potersi avvicinare a uno psicologo con uno strumento che intimorisce meno. Che è anche perché in generale nelle relazioni adesso è tutto più semplice tramite la tecnologia. Quindi voi professionisti avete pensato che potesse essere utile anche per quanto riguarda il contrario, quindi l'aiutare la persona tramite l'online, le tecnologie. Come tutte le cose, come tutti gli strumenti, possono avere, come dire, una lama a doppio taglio, no? Essere utili o essere dannosi. Questo è il caso in cui la tecnologia gioca a nostro favore, per cui possiamo permetterci di aiutare le persone, di farsi aiutare, e questo è un vantaggio. Questo tipo di approccio, di terapia, è nato per caso, è nato da una sua esperienza? Sì, nasce tutto 6 anni fa, quando una mia paziente decise di trasferirsi, di emigrare, di andare in Australia, e questa persona, che faceva un suo percorso personale con me, sentendone la mancanza, mi chiamò e mi chiese appunto se potevamo continuare questo percorso utilizzando piattaforme, diciamo, che ci permettevano la videochiamata. E quindi da lì ha pensato se può essere utile per una paziente, perché non proporlo a diverse persone? Sì, soprattutto perché in effetti per questa persona fu molto utile. Io avevo delle titubanze, non lo nascondo, ma vedendo i buoni risultati mi sono reso conto che si poteva fare. Titubanze perché pensavi che la persona, non avendola vicino o non avendo un approccio diverso rispetto a quello che può essere a lontananza o uno schermo, non potesse avere lo stesso effetto? Sì, questo era un motivo, anche perché nella mia attività tutto ciò che concerne la comunicazione non verbale ha assolutamente importanza, e il poter non accedere nell'immediato a tutti quei segnali della comunicazione verbale mi faceva temere che la terapia in qualche modo potesse essere inficiata. Invece no, assolutamente, perché con la videochiamata, diciamo che questo problema è abbastanza risolto. Fortunatamente poi come è andata? Questa persona ha continuato, è rimasta lì dove è partita, oppure è tornata comunque qui in Italia? No, è rimasta, vive felicemente, si è anche sposata, e diciamo che il feedback positivo l'ho avuto nel momento in cui lei, parlandone con altri italiani lì in Australia, mi ha fatto degli invii sostanzialmente, ha fatto pubblicità, e da lì è nata un'esperienza che oggi mi vede insomma con delle terapie che sono sparse un po' in tutto il mondo, da Tokyo a Pechino, Londra, insomma. Viaggia con il pensiero degli altri, cioè gli altri le trasmettono quello che si vive stando in altri posti del mondo. In qualche modo sì. È anche una bella esperienza, credo, a prescindere dall'utilità e dell'importanza che può avere per le persone che sono fuori. E infatti vorrei farle una domanda per quanto riguarda l'emigrazione. Anche le motivazioni per cui le persone decidono di emigrare, sia in casi estremi, bisogno di lavoro, in altri casi quando si sentono costrette, quindi come quando c'è bisogno di lavoro, quando si fidanzano con una persona che poi vive dall'altra parte del mondo, quindi sono quasi costretti a partire, come possono reagire? Quindi come è utile la terapia in quei casi? Allora, emigrare, decidere di andare via dal posto in cui si vive, non è mai una scelta facile, ed è, per certi versi, può risultare anche traumatica. È ovvio che è la motivazione che fa la differenza. Le persone che si distaccano dai propri contesti vivono sicuramente una sofferenza, e l'ambientazione, il potersi adattare, no? Una nuova situazione, una nuova lingua. Per queste persone la possibilità di poter contare sulla risorsa di un terapeuta che in modo adeguato ti aiuta a comprendere, ad approfondire, a superare,
Beh, non è poco, insomma. Assolutamente, io credo anche solo il semplice fatto della diversità nel mangiare, nell'approccio a tavola, gli orari, i comportamenti, gli orari. Questa mia paziente mi diceva che ad esempio in Australia alle 18:30, 19 i giochi sono chiusi rispetto al poter mangiare in un locale. Comunque come cambiano le cose da posto a posto, anche in Spagna completamente l'opposto, peggio di noi. Sì. Mangiano notte dopo, tarda. Esatto. Pure si svegliano a livelli, i negozi aprono tardissimo. Così. Sì, abbiamo una grande come capacità di adattamento, però ci vuole un'apertura che è quello che contraddistingue, diciamo, l'emigrato che poi alla fine riuscirà ad adattarsi, no? A farcela. Ma come possono contattarla? Dove possono trovarla? Sul mio sito www.psicologoterapiaonline.com. C'è anche un indirizzo email che vogliamo lasciare? Sì, emanuele.maniscalco@libero.it. Ok, intanto mettete un bel like sulla pagina psicologoterapiaonline.com, la pagina Facebook o il sito? Sì, emanuele.maniscalco psicologo su Facebook. Perfetto, mettete un bel like, condividete, commentate, chiedete informazioni direttamente al dottor Emanuele Maniscalco, che io ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie. Grazie a voi.